L'ordinanza entrata in vigore ieri, firmata dal governatore Musumeci, prende spunto dal decreto del governo Conte. Da oggi dunque anche in Sicilia saranno consentite le attività nel commercio al dettaglio, quindi carta, cartone, articoli di cartoleria, libri, vestiti per bambini e neonati, nelle attività manufatturiere, industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili, fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio, fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili delle macchine utensili, ma ancora componenti elettronici, schede elettroniche di computer, unità periferiche, nel commercio all'ingrosso, carta, cartoni, articoli di cancelleria, fertilizzanti, altri prodotti chimici, ma anche nei servizi di supporto alle imprese, cure e manutenzione di parchi, giardini, aiuole, con l'esclusione delle attività di realizzazione. Presidente della Regione, con l'ultima ordinanza conferma anche l'integrazione alle regole nazionali, compresi la chiusura anche di supermercati e negozi di generi alimentari la domenica e nei giorni festivi. Uniche eccezione restano le edicole e le farmacie di turno. Il divieto di attività motoria e di passeggiate con figli anche nei pressi della propria abitazione, ribadito anche l'obbligo soft della mascherina. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto, gli operatori sono tenuti all'uso di mascherina, all'utilizzo di guanti monouso in alternativa al frequente lavaggio delle mani con detergente e disinfettante. Intanto, per far ripartire entro la fine aprile la moda, l'automotive e anche la metallurgia, un nuovo dossier sul tavolo del governo nazionale, mentre riaprono i battenti, come abbiamo già detto, librerie, negozi di abbigliamento per bambini. E il lavoro della task force di esperti guidata da Vittorio Colao questa settimana entra nel vivo del lavoro per studiare modelli e soluzioni per la fase 2 di convivenza con il virus.